Sono nella terra di Antonio Volpe, sono arrivati proprio alla fine del Casentino, sono a Stia al Palagio, ma c'è una cosa particolare, Antonio. Sì, c'è una bellissima esposizione di capannucce che vengono da tutta Italia, insomma, che da lontano, bellissima vederne tanta gente a vederla. E allora sapete che facciamo? Entriamo dentro così mi accompagna, perché quando si parla di capannuccia si parla anche del Natale. La capannuccia non è altro che la capanna della Natività. E c'è dentro Andrea Matteuzzi con la sua associazione che ogni anno veramente raccolgono le più belle capannucce di tutta Italia, ma se ci seguite scoprirete anche che arrivano addirittura da molto più lontano, dal mondo intero. Andrea. Un piccolo ritocco, c'era un po' di musco che faceva il birichino che si agitava, il presepe è pronto, l'hanno preparato domenica scorsa, tutto il giorno hanno lavorato, vengono da Siena questi signori, persone legate alla chiesa, persone molto a posto, così che adorano fare i presepi, l'hanno scolpito tutto con le loro mani in due legni, questo è cipresso, legno particolarissimo, quello è olivo. Il cipresso e l'olivo di fianco sono l'accoppiata di colori più bella che esista. I verdi sono difficilissimi da legare. Cipresso, con questo colore scuro intenso, e l'olivo, colore olivo, no? Stanno benissimo insieme. Quando tornavo da Milano e arrivavo sovrappasso vicino a Calenzano, dove c'erano sopra i cipressi e degli olivi, solo in Toscana. Grazie, io sono felice che tu sia venuta a stare in Toscana, guarda. Tra l'altro pensate che c'è una cosa molto bella, c'è un gioco di specchi quando entrate, guardate bene. E altra cosa, muore un cipresso, nasce un presepe. Un albero muore, ma muore per far nascere anche naturalmente il mondo, in questo caso è anche il nostro Signore. Senti, ti posso far vedere una cosa, perché c'è una piccola capannuccia che vorrei far vedere, perché Antonio mi ha accompagnato qui, no? E pensa, qui c'è una zia di Antonio che ha un nome tra l'altro anche importante, Casadei, no? Ma non suona la musica, non fa niente, molto bravo, perché da Forlì te l'hanno portato, guarda, questo è fatto tutto al tombolo e questo mi fa piacere così fartelo vedere, perché è delizioso, credo. Un lavoro tra l'altro di una manualità eccezionale. Sì, assolutamente delizioso. Presepi di tutto con tutto, avanzi di legno raccattati per terra. Scusa, ma chi è che l'ha fatto? Visto che parli di avanzi di legno. Un signore che gira sempre, è il presidente del CAI, quindi... Pensa, il Corsalone è famosissimo per il Ponte Rosso, no? Sì, tutti si fa fare il bagno al Ponte Rosso, no? Credo che questo d'estate, l'acqua pulitissima. Guardate, voglio dire, è al Corsalone da chiusi che poteva arrivare? I sassi. I sassi, giustamente. Sotto il Ponte Rosso hanno raccattato i sassi. I sassi del fiume, ma Stia ha anche una storia enorme ed è la prima civiltà, dobbiamo dire, proprio del nostro territorio che costituisce la società di mutuo soccorso. Sì. Ed è nel lanificio, quindi il lanificio e in questo caso il panno casentino che ripropongono sempre la nascita di Gesù con questa capannuccia particolare. No? Anche questo, guarda che belle l'accoppiamento dei verdi, molto belle. Però sono curiosa, perché quanti sono i presepi quest'anno, le capannucce? 100, quasi 100, sì. Che ne pensi? Originale. Soprattutto ce n'è qualcuno che l'ha colpita in modo particolare? Uno veramente molto semplice, con coltello e forchetta. Credo che proprio sia un convivio dell'anima, è vero? Esatto, proprio così. Vediamo cosa ha scritto, Me lo leggi? Un poema. Meglio tardi che mai, sono venuto con grande soddisfazione. Allora Andrea, io ti rubo un po' ai tuoi ospiti che oggi tra l'altro hanno cominciato ad arrivare, ma dobbiamo ricordare una cosa importante, oltre 350 lo scorso anno anche in una sola giornata, no? In un pomeriggio. Diciamo subito che non è poco per Stia, ma voglio anche ricordare che Andrea insieme alla sua associazione mette a disposizione i moduli di iscrizione, quindi se uno vuole già da quest'anno si può già iscrivere, non c'è da spendere niente, ma si potrà partecipare alla capannuccia dell'anno prossimo. Se una persona vede questo filmato, anche se non ha l'opuscolo, può attaccarsi a questo opuscolo, perché molte persone qui sono state reperite in questa maniera. Per non andare lontano, questi due hanno visto, hanno lasciato il messaggio, il modulo, li ho contattati, ci siamo scambiati foto con email e sono due. Quello viene da Roma, pensa, tipico stile romano. Se ti immagini lì, come si chiamava? Manfredi, a cantare, sì, a cantare Rugantino, quella lì da Kelly, no? Perfetto, no? Perfetto.
Invece questo è proprio napoletano, si vede napoletano lo stile loro. I vestiti, quando hanno i vestiti in stoffa, i vestiti li fanno a Torre del Greco. A Torre del Greco sono specializzati in vestiti, pensa che buffa cosa, eh? Cioè loro fanno vestiti, come Torre del Greco che era famosa per il corallo un tempo, e poi è stato sottratto dai giapponesi, dai cinesi, da... Ora fanno vestiti per i presepi e il Napoli ne fanno i presepi. La città per eccellenza, sì, no? Proprio del presepe. Però vedi, accanto a quello che è il tradizionale, cioè Napoli, che sono arrivati grazie proprio così a aver visto e essere venuti comunque a visitare i nostri luoghi, no? Questa è anche una cosa importante. Qui troviamo invece la storia della nostra epoca, dobbiamo dire, un presepe molto particolare. Sì, che in sé non è bellissimo, se vogliamo. Un significato profondo. Pieno di significati. Pensa, buffa cosa, particolarissima cosa. I pastori, che da Ground Zero non ci stanno tanto bene, sono i vigili del fuoco di New York, i firemen di New York. Ma in realtà anche loro sono andati così a cercare la vita, no? Sì. E qui vediamo invece degli artisti, perché qui non ci sono soltanto bisti alla capannuccia, ma ci sono anche artisti. Sì, c'è un gruppo di artisti che per mia enorme fortuna viene tutti gli anni, si presenta, anzi si prenotano, figurati, che sono proprio bravi, loro sono quotati, fanno il lavoro, ma un lavoro ad alto livello. Questo è un ceramica, una ceramica a terzo fuoco, cioè terzo fuoco significa che hanno fatto 3 cotture e la terza è quella dell'oro, insomma, no? E è difficilissimo da fare un piatto così. Un piatto quanto più è largo tanto più è difficile, perché ci sono delle tensioni, delle cristallizzazioni, no? E questo qui è quando ero giovane lavoravo, avevo una fabbrica di ceramica, no? Ecco, vi assicuro che questo è veramente un bellissimo pezzo di ceramica. Per fortuna mia questi 5-6 artisti mi danno un gran prestigio. Non potrei fare solamente le cose spiritose, ci vuole anche delle cose di peso, insomma. E dalla ceramica ha un lavoro importante in legno, è un nome importante. E si chiama Costner, un cognome non ignoto. Sembrerebbe da Olimpiade, quasi, da campione del mondo. Sì, da campione del mondo, da campionesse più che altro, perché Isolde Costner e Carolina sono sue cugine. L'ho scritto però a Monte San Savino. Sì, vabbè, è nato a Ortisei e è venuto qua giù, perché infatti ha degli olivi, forse gli piaceva l'olio toscano. Questo è lavorato a Cirmolo, un legno che qui si usa pochissimo. Nel nord si usa molto di più, soprattutto per la modellistica, perché è un legno che non sfida, cioè tanti legni, se lavori vengono fiere o si scheggiano, questo è molto morbido, infatti è leggerissimo, molto morbido e si lavora molto bene. Si chiama Cirmolo e dalle nostre parti lassù si usa molto di più. Mi immagino che mani deve avere, perché una manualità particolarissima, o no? Se sapessi, sembrerebbe una tragica ironia. Questo signore, come spesso quelli che lavorano in legno, si è tagliato da bambino con ascia le 4 dita, tolto il pollice, diciamo, della mano destra, proprio raso al palmo, riesce a stringere il mazzolo con quello martello e con l'altro guida. Quando vado lì mi dico: Andrea, grazie, come ringrazi me, sono io che devo ringraziare, non sbagliamo le parti, no? Cioè, se non venite voi io cosa faccio, le stanze vuote. La capannuccia ci offre veramente tantissimi spunti, con una conoscenza incredibile, ma anche la conoscenza delle persone più semplici. Per esempio, se uno arrivasse a Corsalone e decide di andare a un bar, potrebbe trovare chi? Sì. Una signora che si chiama Stefania, il bar del Corsalone, che è popolarissimo qui, Pomodoro si chiama, Pomodoro. È un bar vecchio stile, con bottega, sai quelle che... Città. Generi alimentari, le spingole francesi, c'hanno tutto, no, capisci? I metri, c'hanno tutto. E quindi c'è tanta frequentazione, un posto dice Corsalone, è pieno di gente sempre lì. C'è un angolo che veramente non dia soddisfazione, perché qui c'è anche la cosa più semplice, tra l'altro questi vengono anche da lontanissimo, cioè scegliere di venire a Stia, ad Altopascio, scusa. Non mi ricordo più, è con me dalla seconda edizione, non mi ricordo più neanche come sia capitato. Chiedo a chi è interessato a farlo di scrivere un pensiero, il perché l'hanno fatto o il come l'hanno fatto, no? Questa dice: quando vedi una corteccia come questa caduta a bordo strada, puoi solo inchiodare la macchina, portarla con te e riempirla di nuovo.
Meravigliosi pensieri, ma anche questi bambini, 9-7 anni. Guarda le pecorine, sono quelle cose, quelle adesive che si mette sotto le sedie perché quando traballano, no? No, ma sono veramente deliziosi, soprattutto questi bambini che anche in famiglia, no? Si riuniscono e cominciano a pensare, a buttare giù un'idea e poi soprattutto pensano alla capannuccia di Stia, perché la capannuccia di Stia vogliamo ricordare fino a quando rimarrà aperta. Fino alla l'Epifania compresa, naturalmente, è un classico. L'Epifania arrivano i magi, ci sono dappertutto questi magi, facciamone arrivare. Siamo naturalmente, ricordiamolo, al Palagio di Stia. Parlavamo prima di professionisti e l'Acqua Viola è il laboratorio di Gianfranco Giorni. Siamo a Via Oglio di Anghiari, ma chi è Gianfranco Giorni? Gianfranco Giorni è prima di tutto una persona deliziosa perché pur essendo un artista quotato, noto dappertutto, una volta che gli chiesi un presepio, senza domandare come, perché, chi ero, mi dette subito un presepio da esporre. Stamattina all'inaugurazione, lui ha tanto da fare all'inaugurazione, è stato il primo che è arrivato. Gianfranco Giorni lavora tantissimo per la Banca Popolare dell'Etruria. Ad Arezzo, in fondo a Corso Italia, c'è la sede della Banca Popolare dell'Etruria. Davanti c'è una statua in bronzo fatta da Gianfranco. E ne ha altre in giro, ad Arezzo ne ha 3 o 4 fuori, all'aperto, diciamo così, no? E ha un suo stile preciso. Penso che quest'anno noi facciamo anche una mostra d'estate, si chiama Il Chiodo Fisso, la nostra mostra istituzionale, chiamiamola così, no? Ecco, penso che gli dedicherò uno spazio per qualche lavoro suo, perché ha fatto un'annunciazione bellissima, bellissima. L'anno scorso ce n'era uno suo che era in vendita potenziale, non l'abbiamo venduto, a 20.000 euro. Bellissimo. In contrapposizione invece sempre con artisti che arrivano tra l'altro da Moncioni, di Montevarchi, Dini, che però anche qui siamo con un professionista, sì, un professionista, un'altra persona molto disponibile che mi dà sempre delle cose e anche una grande creatività. Lui guarda per esempio questa interpretazione del villaggio tipo Pueblo Navajo arrampicato sulla roccia. Quando c'è una cosa racchiusa così c'è un'intimità, capisci? Ma è l'intimità proprio, vedi, della forza anche di che tutto si stringe verso la Sacra Famiglia. Sì, esatto. Tu che ti interessi proprio di ceramiche anche qui, credo. Bravo da morire, vabbè. Marco Bonecchi di Figline, questo ceramicamente è un capolavoro di gran gusto, anche se magari noi non ce ne accorgiamo, tutte le sue cose, tutti i suoi decori, diciamo, hanno un significato. La vita è anche creativa, è comoda perché fai grappoli, fai colori. Ci riporta un po' anche al policromo dei Della Robbia, mentre invece di qua troviamo una robbiana classica, ma non è in ceramica. Sì, no, è in pasta di riso, polvere di riso, farina di riso esattamente, con dei coibenti, dei collanti naturalmente che lo tengono insieme. E questa è una robbiana, neanche scuola della Robbia, questa è proprio la robbiana, perché i robbiani cominciarono, i fratelli cominciarono con due colori, bianco e azzurro, no? Poi dopo introdussero il verde, poi il giallo e poi tutti i colori. Più colori ci sono, più lontane sono dall'origine, no? E questa è l'origine. Ma se qui abbiamo la farina di riso, quindi questa polvere di riso, di qua abbiamo lo zucchero. Lo zucchero e le lingue fuori, non ho capito perché ho messo tutte queste lingue fuori. Questo è fatto di zucchero. Avreste mai pensato che un presepio potesse diventare commestibile al 100%? E in questo caso proprio hanno creato questa cosa carinissima, perché è il Natale più dolce della vostra vita, dicono loro. Secondo me, per fare una mostra non per specialisti, non per addetti ai lavori, bisogna dare una varietà, perché c'è uno a cui piace questo, uno a cui piace quello serioso, capisci? Guardate, questi arrivano da Castel San Nicolò. Una signora piemontese, sì. Piemontesi non li abbiamo rappresentati come etichetta ufficiale, però c'è la signora piemontese.
Quindi, ma guardate che cosa è riuscita a fare, tra l'altro due cose completamente diverse, perché uno è con legno, carta stuccata e verniciata, e sotto invece con tutto un altro tipo di materiale, sono i sassi che aveva raccolto la figlia Ilaria, quando da piccolina l'avevano portata al mare. Questa signora espone, noi quest'anno abbiamo fatto per la prima volta un mercato del presepe d'arte, espone al mercato, quest'anno ancora non è tanto numeroso, però lo diventerà. Perché il presepe è richiestissimo, c'è tantissima gente appassionata del presepe e questa signora espone là e ha già venduto delle cose con mia grande soddisfazione, perché lei è gentile a venire e ha una varietà di idee incredibili, incredibili. Lo fa con tutto, anche con la canapa, non indiana ma con la canapa. Qui invece ritorniamo con gli artisti. Sì, queste figure ieratiche, quelle inespressive, rigide. E l'oro che era tipico di Bisanzio. Questo è di Bonecchi, quello che abbiamo visto anche prima. Questo in bianco cachè, la forza è nella scultura qui, mentre là si è aiutato con i colori, qui col bianco e basta, però la scultura è stupenda. Questo è una cosa che cercare, trovare, raccogliere, aspettare, beh, qualcosa, anche comprare e riportare fuori la vita che ancora si legge nella natura quando è secca. È una bella storia quella che ha scritto Francesca Carrara di Alto Pascio. È la stessa di cui avevamo visto quel presepio strambo lungo col fil di ferro, molto creativa. Qui non c'è nessuna forma umana, no? Però si capisce che lo sono, perché non è che uno sia antropomorfo, no, niente, sono delle cose di roba, anche le pecorine sono dei batuffoli, eppure si capisce tutto, si capisce qual è il bue, qual è l'asinello e così via. Secondo me almeno. È vero. Ma pensate un po', sono tutti fiori, foglie, sì, essiccate nel migliore dei modi, che hanno mantenuto i loro colori, quindi le loro particolarità, ma è riuscita veramente a creare una storia della vita, sì, come la storia della vita lo sono le api. Però è più conveniente che ci siano le api. Non portano niente sindacati. Di modo questo è stato fatto per una bambina, che questo l'ha fatto intorno ai 7-8 anni, molto carina, ha le idee sue, viene un po' aiutata dai genitori perché c'è anche una difficoltà tecnica per una bambina, però le idee ce le ha lei. Qui ritorniamo naturalmente a rivivere il presepe napoletano, sempre questi grandi protagonisti. Non c'è telegiornale in questi giorni che non faccia vedere San Gregorio Armeno, tutti i giorni, tutti i giorni. Noi ci sono state, è una cosa incredibile, ora non ci si muove lì dentro. È una cosa. Lavorano tutto l'anno proprio per fare presenza. Sì, ma io sono stato anche in altri momenti e sempre piena, quella strada è bellissima da vedere, innanzitutto è bella. E proprio a Napoli c'è una strada che si chiama Spacca Napoli, che divide la zona vecchia in due parti, e questa è una traversa di Spacca Napoli, bellissima, da vedere. L'estate per esempio ha meno significato, però è bellino da vedere. Però ti posso dire una cosa, gli stiani non hanno niente a che invidiare proprio ai napoletani. Per esempio i napoletani hanno degli schemi molto, ora non sto a raccontarvelo perché diventa troppo lungo, ma hanno degli schemi precisi, dei personaggi precisi. Questo invece è andato libero perché non ha questo tipo di vincoli. C'è per esempio una tenda beduina lassù che c'entra e non c'entra, però insomma ci sta bene. E ha delle bellissime proporzioni questa cosa. Poi a scala, no? Sì, è fatto a scala e ti pregherei di notare le casettine. Le casettine, alcune sono dipinte, alcune sono a sbalzo, alcune a doppio sbalzo. Eppure che così ti danno movimento, no? Eppure stanno legano, sono coerenti l'una con l'altra. No? E poi comunque si ritrova sempre il legno, questa volta è la corteccia del legno perché siamo con il sughero qui. Il sughero, sì. Un saluto però lo vogliamo fare a tutti gli ospiti del centro diurno Alzheimer proprio di Stia, perché anche loro comunque sia hanno voluto partecipare. Questa appartenenza proprio al loro territorio. Sì, perché l'hanno capito quello che stanno facendo, perché ci sono diversi livelli naturalmente di malattia e l'hanno capito, sono contenti, l'aspettano, perché è già il terzo anno che mi portano dei presepi, loro sono contenti di farlo, si mettono lì, sono teneri. Vedete quanti sono veramente tanti, che diventa veramente difficile anche poi, cioè ci vuole un po' di tempo, una persona deve pensare, voglio veramente andare alla Capannuccia, ci voglio andare da qui al 6 di gennaio, voglio arrivare a Sia, voglio arrivare al Palagio e voglio godermi queste rappresentazioni, perché
ognuno può veramente regalare tanto, poi soprattutto se ci si sofferma, come diceva prima Andrea Matteuzzi, a leggere anche quello che hanno scritto. Finalmente è Natale, le famiglie si riuniscono felici attorno ad una tavola, è la festa dell'amore della famiglia, il convivio non si esaurisce in uno sterile nutrirsi di cibo, è un momento di riunione, di scambio di opinioni, momento della confidenza, di rispetto nei confronti di coloro che condividono lo stesso cibo. A tavola si scoprono gli altri e li si conosce di più, la convivialità è terreno fertile per esercitarsi i rapporti affettivi che danno gusto alla vita, che ci rallegrano, ci sostengono nella faticosa quotidianità. È un atto d'amore che quotidianamente si rinnova, ma che attualmente è andato perduto nella frenesia di tutti i giorni. E questo i nostri figli lo sentono. Nada. Ci sono i personaggi classici, no? Perché per esempio di 9 personaggi, per esempio di base, no? Cioè, dunque ci sono la famigliola, 2 l'asinello, 3 magi e un cammello o un'altra cosa. Qui manca un cammello, però gli altri ci sono tutti. Il cammello è sostituito dalla capannuccia. Quell'azzurro è chiaramente la Madonna. Il marrone è il San Giuseppe. Quello sui rigatoni lì e Gesù bambino. Il bicchiere e il cucchiaio, e si capisce subito, sono il bue e l'asinello. La bottiglia, la moca e la tazzina sono i 3 magi. E dietro il piatto e la capannuccia con la Stella Cometa. Chiaro, no? Si vede subito. A lei piace? Sì, moltissimo. Mia moglie ha esposto dei presepi. Praticamente ci sono dei presepi veramente belli, diciamo. Ma pensa a quello di sua moglie, lei, quando faceva il presepe, che ha pensato? Lei che è il marito. Sì, il marito. Mia moglie, oltre a fare i presepi, fa anche altre attività sempre artistiche, di quadri, sculture. E io praticamente mi dedico alla cucina, alla spesa, a tutte le cose, per lasciargli tempo libero a lei di esprimersi nelle sue espressioni artistiche. Ma diciamo che ben venga la capannuccia insieme ad Andrea Matteuzzi e l'associazione, che naturalmente propongono questo appuntamento. Certo, no? Sì, perché è un appuntamento annuale veramente eccezionale. Di dov'è? Io sono di Firenze, però mi sono trasferito in Casentino, ho lasciato la città con tutte le sue frenesie e io abito qua, sono un residente a Castel San Nicolò. Qui siamo invece a Terrossola, vedi, tutte le frazioni a momenti ci sono, sì, qui. Sì. Mi manca Lonnano, no scherzo, me ne mancano tante naturalmente, Terrossola ce l'abbiamo. Una natività che arriva direttamente dalla famiglia Fognani. Partecipano molto al Calcit, sono parecchie qui che hanno dei legami con la chiesa o con la beneficenza. Ovviamente col volontariato, è logico, perché qui è tutto volontariato, molto spesso legato alla beneficenza, a malattie, così. Ora per esempio è fatto da 2 signori che hanno una figlia down in forma piuttosto grave, e partecipano a un'associazione che si chiama Associazione Senza Barriere, che è un'illusione perché le barriere ci sono e come. E questo signore ha fatto questo presepe, che ha un suo significato. È Angiolino, che viene da Vaggio di Reggello. Ho creato il mulino perché questo macina il grano e diventa farina e poi pane. La natività è stata posata sotto il ponte per rappresentare le tante persone che ancora oggi sono costrette a dormire sotto i ponti. Il piano superiore, invece, rappresenta il vivere nel benessere con tutte le sue comodità. Questo è il mondo di oggi, è così. Non mi piace. Ecco. Questo naturalmente è quello che ci vuole proprio spiegare, il mondo che non vorrei. Questo è stato presentato in un'altra manifestazione, mostra, chiamiamolo come vogliamo, no? E l'hanno portato anche qui e lo trovo delizioso, questa specie di mosaico, questo mélange di colori estremamente bello, perché purpurri, questo probabilmente secondo me l'hanno comprato all'IKEA. No, ma non che sia denigratorio, perché all'IKEA vendo i purpurri in sacchettini monocolori, cioè quello rosso, quello verde, quello blu, quello, capito? Che è comodissimo, perché se no il purpurri devi trovarlo, lui invece ce l'hai davanti, dico, oggi ci organizziamo. Ci sono cose semplici, ci sono cose naturalmente che ci riportano alla quotidianità e anche alla nostra emittente, se vogliamo, e poi ci sono cose che invece ti colpiscono subito, dove la fantasia è soltanto collocare le cose giuste, cioè le figure del presepe, all'interno
di una corteccia anche qui, e poi far capire che con una piccola nevicata potremmo anche essere a Stia, dove siamo oggi, proprio al Palagio. E no? Lei invece è di Scandicci, quindi molto più giù nella piana, capisci? E questa signora, che espone anche lei al mercato, questa signora parte da un oggetto che trova. Ma nel mondo come saranno le figure della Natività? Come saranno rappresentate? La Madonna giapponese, uno se la immagina con un pochino d'azzurro, se una Madonna ci deve essere, dico, se no che Madonna è? Quella è la Madonna giapponese, capisci? Immagino un grande fiocco sulla schiena. Guarda com'è la Madonna con quel bambino. È l'interpretazione di ogni paese. Sì, ma sì, torniamo chiaro, indietro però, torniamo chiaro. Indietro di tanti tanti anni fa, che mi potresti far vedere? Tornando indietro di un centinaio d'anni almeno, o poco di più insomma, non di meno. Questo presepe è fatto su dei fogli che vendevano a quei tempi, c'è anche l'editore lì, in cui c'era un presepe intero, no? Poi c'erano le figurine, le ritagliavi, gli mettevi la zambella così nei dietro che stessero in piedi. Questo era più grande, l'hanno ritagliato, l'hanno attaccato sul cartone e l'hanno ancora ritagliato. E teoricamente dovrebbe muoversi, purtroppo avendo 100 anni fa un po' i capricci. Dunque lui è un antiquario, Guido Giannini, ha un negozio a Firenze in Piazza Pitti, che non dico poco, e fa quelle carte toscane, sai, quelle carte a olio con quelle ondine, non i gigli di Firenze, quelle con le ondine colorate, e le fa lui proprio al piano di sopra, e è legatissimo a queste cose. Lui ha un archivio di grafica incredibile. Per esempio presenteremo quest'estate, la mostra estiva, una collezione di giochi dell'Oca del 1600, cioè i fogli, no? Non l'Oca, i fogli, del 1600, cioè originali, che sono cose di valore, non è, dice, così, è bello, sono anche di gran valore. Nella mostra estiva abbiamo esposto dei ventagli, una collezione di ventagli stupendi. Dunque la stanza era piena di ventagli, era assicurata per 120.000 euro. E ce l'hanno portati, io ho allibito. Che cos'è che la sta colpendo? Sto cercando di capire, presepe per presepe, gli elementi che li compongono, da che cosa e da questi elementi che cosa può aver ispirato il creatore a arrivare a questi punti. Quindi lei di dov'è? Io abito ad Arezzo. E diciamo così, le fa piacere trovare qui al Palagio questa grande iniziativa che ormai... Questa che ormai è diventata una tradizione per il Palagio e per chi ci si è affezionato a vederlo anno dopo anno, e si torna volentieri per trovare, per riscoprire le nuove creazioni che vengono presentate. Lei mi stuzzica, ma di anno in anno come l'ha vista crescere questa manifestazione? È cresciuta in maniera, come dire, sempre più professionale. Inizialmente come una sorta di scommessa quasi tra amici, a quello che si poteva vedere. C'erano persone che presentavano, ognuno con il proprio amore, con col proprio sentimento, quello che ritenevano fosse la giusta rappresentazione, dalla più classica alla più stravagante. Col passare del tempo si è visto che invece ci sono opere che meritano un'attenzione che va ben oltre. Grazie tantissimo, perché sentire una persona, se no sento sempre Matteuzzi, e invece no, voglio capire anche perché ci si sposta da Arezzo, si arriva a Stia, cioè siamo quasi un'ora di macchina più o meno, no? Però si fa una scelta importante. Stefanello, no? Voglio dirti una cosa, il signore squisito non è mio cugino o mio sodale, è persona che l'ha detto spontaneamente questa cosa. Non l'abbiamo costretto. Non è che dopo gli passo 50 euro. No, credo che questo veramente faccia piacere a tutti, soprattutto per chi naturalmente ama anche quest'arte, perché credo che veramente sia un'arte. Tutti facciamo il presepe, anch'io in casa nel mio piccolo ho fatto il mio piccolo presepe. Ogni anno cerco di trovare qualcosa di diverso, ma perché? Perché comunque siamo legati a una tradizione, una storia, ma anche naturalmente a una parte artistica che forse dentro di noi comunque c'è un pochettino. Certo, desideriamo trovarla anche questa parte, perché ci dà più soddisfazione. Sono curiosa, ma Remo lo farà il presepe a casa o no? Oppure invece Remo ti dedichi qui a tutti i presepi? Io i presepi ce ne ho due o tre a casa, però tutti comprati. No, veramente, l'ho fatto uno bellino e l'ho portato 2 anni fa, vero Andrea? E ha fatto parecchio successo.
È vero sì o no? È vero. Ecco. Antonio, l'hai guardati tutti questi presepi, tu che eri presente anche all'inaugurazione? L'ho visti, sono bellissimi, bellissimi. Di qui a 6 gennaio c'è la possibilità di venire qua e vederli tranquillamente. Lo farà il presepe Antonio Volpe? Non lo dico, lo scopriremo, chissà. Però vorrei ricordare, la voglio salutare anche, sua suocera, perché qui c'è proprio quel piccolo capolavoro che dobbiamo dire con il panno del Casentino, e sua suocera è una delle primissime lavoratrici dell'anificio di Stia, e quindi magari glielo dedico proprio tutta a lei. Guarda, gli mando un grosso bacione e così proseguiamo proprio con questo percorso. Remo, ci metto sempre la mano qui dentro, che devo fare? Allora si mette la monetina nella linguettina. No, te la mettesti di questa, la metto io. Vabbè, la metti te, vai, allora, vai, mettiamo la monetina. Allora, si mette una monetina, va bene? Questo poi, per tutti i bambini, eh? E poi si tira, prego. Allè. Ecco qua, allora. È arrivata la pallina celeste, due caramelle. Allora, io regalo a Matteucci, che mi ha fatto compagnia per tutto questo. Grazie. Sono in tragica dieta. Questa va mangiata, no? Quindi questa. Al posto della cena mangio questa. Che disperazione. No, va bene. Però vedete, questo è il senso, anche credo che sia importante, del piacere di stare insieme. La capannuccia è proprio questo, il senso non solo della famiglia, ma anche del ritrovarsi. Di là c'era il convivio a tavola, comunque c'è la serenità. E qui, quando si arriva al palagio, c'è serenità. Si sta bene con, naturalmente, Remo, con te, con Antonio, con tutti gli altri proprio che sono presenti. Io cerco anche Mariella. Quanto è bello arrivare qui al palagio e trovare tutti bellissimo, questi presenti. Ma è anche bello stare qui e vedere gli altri che li guardano. Tutto bene. Tutto bene. Ma ne arrivano tanti. Sì, sì. Quindi io ringrazio davvero Antonio che mi ha portato qui. Sì. Perché mi ha fatto veramente un bellissimo regalo. Ringrazio tutti i signori che ci hanno raccontato perché erano qui, quindi a vedere queste bellissime cose, che hanno lasciato i loro pensieri, ma mi auguro che ne arrivino tanti e che diano così l'opportunità ad Andrea e all'associazione. Il chiodo fisso, il nome che dice tutto, e in effetti lo sta diventando il chiodo fisso per alcuni di noi. È il chiodo fisso. A due appuntamenti, uno in inverno dedicato alla capannuccia e uno in estate. Creato collezionismo e hobbistica, da lì il nome chiodo fisso. Ma il nostro chiodo fisso potrebbe essere anche dirvi tanti auguri e quindi avere il piacere di stringervi la mano arrivando qui al tanti palazzo. Tanti auguri anche a te. Grazie. 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 Questo è stato il meglio alla fine. Ricordatevi i bambini, c'è anche Babbo Natale, dalle palline e tante caramelle. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Treetops